È un giorno storico per la città di Teramo e per l'Abruzzo tutto. È stato appena aperto il cantiere per l'abbattimento di Palazzo Adamoli e di Palazzo Salvoni, i due edifici costruiti sopra il Teatro Romano nel centro storico della città. Le due costruzioni verranno demolite per far tornare al suo splendore il più grande bene archeologico dell'Abruzzo, un teatro in pietra dell'età augustea fatto costruire dall'imperatore Adriano nel secondo secolo d.C., capace di contenere 1000 persone e che è ancora tutto intero. Un sito fantastico che tornerà ad essere com'era entro 150 giorni. Si era in attesa di questo momento dal 1937, quando l'allora ministro della cultura popolare Giuseppe Bottai decise che quei due palazzi dovevano sparire, finanziandone l'abbattimento. Con la Seconda Guerra Mondiale il progetto si è arenato fino ad oggi. Un risultato che si deve anche a chi non ha mai smesso di sperare e di battersi, come l'associazione Teramo Nostra e i radicali di Marco Pannella. E poi all'attuale sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che ha messo al primo posto del suo mandato il rendere di nuovo fruibile il Teatro Romano. Ci siamo, parte la rifunzionalizzazione del nostro Teatro Romano, un intervento strategico, un bene fondamentale, identitario per la città di Teramo, ma non solo. Si tratta del recupero di un bene culturale fondamentale per l'intero territorio regionale, che rende competitiva la nostra città e l'intera regione, tant'è che il finanziamento è stato riconosciuto anche dal Ministero per il Sud, dall'Agenzia per la Coesione, segno di quanto sia rilevante il recupero del Teatro Romano per la rinascita di Teramo e dell'intera regione Abruzzo. Da tanto tempo, da troppo tempo si attendeva questo momento, un momento che è stato più volte annunciato, atteso, auspicato. Oggi finalmente è realtà. Con la rimozione dei due palazzi che oggi inauguriamo in termini di cantiere, liberiamo l'area del teatro e ci prepariamo ad un recupero che consentirà a questo spazio, a questo luogo, di tornare ad essere fruibile, di tornare ad essere vissuto, di ospitare eventi culturali che si inseriscono all'interno di una riqualificazione più ampia di un'area che sarà degna di una città straordinaria, di una città piena di bellezze come Teramo, città capoluogo, è. I due palazzi Adamoli e Salvoni, che saranno smontati da oggi a piccoli pezzi, sono stati pagati 400.000 euro. La demolizione ne costerà 800.000, mentre per l'intero recupero del Teatro Romano di Teramo e la zona archeologica circostante si spenderanno 23 milioni di euro.